Ciao a tutti ragazzi, qui Marco Total War, bentornati sulla nostra campagna della Prussia su Napoleon Total War. Allora, ci siamo lasciati che abbiamo respinto il contingente francese, se non ricordate, che non ho potuto registrare purtroppo. Ecco, non è che non l'ho potuto registrare, come ho detto, era successo un'incompatibilità del file, ecco. Allora, senza perdere tempo, vediamo che possiamo fare. Allora, abbiamo, sì, stavo per dire, non trovo da Luis Ferdinand, stavo già, Gerard che si sta rifornendo, qualche unità che vabbè manca poco, Blücher è pronto e potrebbe anche essere usato, potremmo anche usarlo per conquistare Strasburgo, ma sinceramente neanche mi ricordo che ho detto nella parte precedente, se potevo c'era ancora qualche imprevisto. Boh, sinceramente non lo so, perché da conquistare si può anche fare, però non lo so, anzi facciamo così. Questo libertino riportiamolo più qua per vedere in caso se ci siano altri rinforzi dietro le linee. Da notare invece qui Napoleone, non so dove sta andando, a Bruxelles forse, boh vabbè. Allora, invece Gerard quando avrà fatto proverò a conquistare Lucerna, almeno ci becchiamo Strasburgo e Lucerna. Anzi, avviciniamo la visuale, ah, ok. Almeno ci guadagniamo altre due regioni, bella. E poi, ah, tornando su, perché questo è il momento in cui bisogna dare un po' importanza alla campagna danese, finalmente abbiamo, possiamo spostare i nostri uomini. Soprattutto, Friedrich, insieme all'esercito di supporto che abbiamo lasciato. Qui, ok, c'è quest'altra milizia, ok. Ho portato un po' di, vabbè, due granatieri, tre landwehr e quattro moschettieri, giusto per aiutare, per supporto al primo esercito. Se capite com'è, non si sa mai. Ok, facciamo avanzare. Se c'è una cosa ragazzi che ci porterà a vantaggio è il fatto che questo esercito danese, che sì non è grosso però è sempre un bel contingente, non sta vicino a Cristiania. E forse potremo sfruttare questo vantaggio di attaccare più velocemente possibile. Allora, fino a non... quell'edificio non lo demolisco perché mi servirà appena conquisterò Cristiania, quindi non vale la pena andare a distruggere. Allora, quindi avanziamo. Facciamo sempre piano, perché in caso incontriamo un nemico ci fermiamo subito. Ok. Va bene, ancora un pochetto. Ok, sono arrivato. E vabbè, questo lo possiamo far arrivare qua, ok. Perfetto. Manca un turno e possiamo conquistare Cristiania. Allora, la nostra flotta mercantile, ok, devo passare un altro turno. Non so dove sia andata la flotta norvegese, io penso che sia o qui dove non possiamo vedere. Boh, spero sia più lontano possibile dalla nostra flotta. Allora, adesso che abbiamo spostato l'esercito a nord, vediamo un po' che spendere, va. Ok, possiamo vedere. Si sono accorciati i costi degli edifici tipo questo qua, politici. Penso, eh. Non lo so perché qua costa di meno le costruzioni. Anzi, vediamo un po' di tecnologie, va. Magdeburgo sta facendo sistema metrico. E chi gli ha chiesto? No, deve fare... A parte che, sinceramente, non possiamo ancora cercare altre tecnologie militari perché dobbiamo costruire l'Accademia Militare. Sì, infatti. Eh sì, dobbiamo costruire l'Accademia Militare, quindi iniziamo da Berlino. Sì. Ok, dobbiamo migliorare la cosa militare, almeno possiamo cercare noi tecnologie appunto militari. Non so quante volte ho detto militari. Andiamo qui, quanto costa? No, non costa tanto, facciamo una corte di giustizia a Monaco. Poi, invece tornando qui, vediamo un po' che possiamo fare. Infatti neanche qui costa tanto. Non saprei. No vabbè, non... lasciamo sta qui. Spendiamo più avanti in futuro su. Sì, infatti, lasciamo sta. Torniamo, anzi, quanto costa qua? 1500. Vabbè, ma non c'è bisogno. Devo farò magari quando ci avrò più soldi che voglio spendere. Invece qui a Dresda, è a Breslavia.
No, beh, lasciamo così, su. Può andare, su. Allora, invece, con Blugger, aspettate un attimo. Allora, qui abbiamo dei vinili da migliorare, ok, no. Non li spendo perché poi tanto me li sabotano e io spendo soldi così a buffo. Invece con questa gente proviamo a... No, non possiamo fare niente perché sì, sicuramente è stato scoperto nella parte precedente. E quindi non può... non può sabotare roba del genere. Io non so che fare se attaccare con Blue, sinceramente. Scusate ragazzi, io non mi ricordo che ho detto nella parte precedente, vado a controllare velocemente su. Raga, che coglione smemorato che sono. Nella parte precedente, soprattutto alla fine, avevo detto che io avrei attaccato Strasburgo. Cioè, era proprio una cosa certa. Cioè, vi rendete conto? Vabbè, diciamo sta. Quindi, possiamo sì attaccare Strasburgo, sperando che vada tutto per la per meglio. Proviamo, va. Vai, Blücher. Non dovrei avere grossi problemi a attaccare e vincere. Sì, infatti. Sì, hanno tanta artiglieria, questo è vero. Però, hanno 4... Un'unità di milizia e 4 cittadinanze armate. E poi vabbè c'è qualche unità spagnola che non è forte, su, si può fare, su. E dai, raga, vediamo di combattere questo assedio. Assedio, vabbè. E ci vediamo sul campo di battaglia. Oh ragazzi, allora, ho già schierato e in pratica io vi chiedo ragazzi un consiglio. Questa volta ve lo chiedo proprio. Siete in grado di darmi di dirmi come mettere in ordine un esercito? Cioè, ad esempio, guardate raga, io questo ho selezionato queste unità, no? Se io le tolgo, guardate come tornano. Io devo mettere per forza a gruppo, però quando le metto a gruppo mi rimane la formazione. Ad esempio, guardate, no? Adesso è fatta così male. Guardate, e rimane così, capito? Invece levandola posso farla come voglio. Però devo stare a fare clic clic e cercare di prendere per selezionare tutte. Sta cosa non mi garba molto. E quindi sono costretto a mettere le informazioni al gruppo. E la cosa non, appunto, non mi garba perché io voglio più selezione libera, insomma. Non so se siete in grado. Cioè, non che se non siete in grado. Scusate, sto balbettando. Sembra che balbetto. Se siete in grado almeno di... No, ancora ho detto un'altra volta, vabbè. Se sapete come metterli, ditemelo. Ecco, iniziamo la partita, va. Allora... Ok, adesso attacchiamo. Ok, già ordinato. Sì. Attaccate questa artiglieria voi. Ok. Qua a sinistra sembra io stia in svantaggio. Sembra. Ma invece no, è tutta cittadinanza armata, ragazzi, non è un pericolo. Infatti ho voluto mettere più dosta la fanteria di linea e il resto dell'esercito. Qui basta anche la fanteria normale. Quindi proviamoci ad avanzata. No! Ho beccato la galleria. Lo sapevo. Ah, che vuole quello chasseur? Ecco, guarda che bastardo! Però io lo faccio sempre io, però... Su, dai. Un po' di contegno. Ok, vai, caricate qua. Vai di qua. Voi sbrigate ad andare in formazione perché stanno arrivando... Ok, ho fatto un po' di male. Sembra che gli ho fatto male. Adesso attacchiamo un po' la fanteria, va. Madonna, i danni che mi stanno a fare la galleria. Ma andrà in fuga questo... Cioè, se sono ascevato dovrò perdere tutta la cavalleria come al solito. Sembra che stia andando giù. Wow. I messi stanno preparando a sparare. Bello, no, ma questa cittadinanza armata non ha... non ha proprio possibilità. Attenzione, attenzione. Mi piace questa fanteria che è arrivata troppo vicino. Ok, attacchiamola con colpi a mitraglia. La mia galleria ha finito. Attenzione, i rinforzi spagnoli. Adesso con questa galleria attacchiamo le unità. Sembra che qua lo caricano. Ok, dicevo, attacca l'artiglieria francese. Allora, ok. Colpi a mitraglia li fanno, sì. Bella, sto massacrando. Wow. Avanziamo con la fanteria. Ah no, ci stanno, ok. Perfetto, raffica. Però attacchiamo questi. Oh porca puttana. Oddio, questa artiglieria, cavaliere che vuole fa. Boh, vabbè. Qualcosa. Oh mio Dio, mi sta caricando. Non ci credo. No, non ci credo. Ora attaccate qui. E mo che faccio con l'artiglieria?
Brutto figlio di puttana, perché me la vuoi caricare? Speriamo che gli vada in fuga sanità. No, non penso. Mannaggia, va. Che gran bastardo. Quanto le odio ste tattiche del computer. Guarda, guarda, guardate, non riescono neanche a cliccare, porca puttana. Presto vi aggiudicherete una gloriosa vittoria, signore. Cioè, neanche riesco a posizionarli, io. Sembro un impedito, raga. Guarda, guardate, non riesco. Allora, mi volete mettere per favore? Oh. Niente, qua perdo la l'artiglieria così a buffo. Attenzione a sti cosi della galleria. Tanto come al solito succederà qualcosa di brutto. Adesso con questa fanteria mi serve per attaccare i francesi. Voi scappate. Scappate. Mannaggia, ho voluto tanta peccura per i cannoni. Guarda, mo li perdo, guarda. Mannaggia, oh. Quanto odio quando fa così il computer. Ecco, sta perdendo pure la fanteria leggera. Via. Venite qua. Mannaggia. Cioè c'ho meno difficoltà quando gioco con... Abbiamo una carica, va. Meno difficoltà quando gioco online. Lol. Signore! Signore! Stanno attaccando il nostro generale! Andrà in fuga questa fanteria? Vediamo un po'. È andata in fuga, meno male. Almeno questa. Però ho perso un cavaliere. Sì ragazzi, questa cavalleria, facciamo il giro e attacchiamo là. Ok, questi mettiamoli qua. È andata in fuga, no, ok, è tornata, meno male. Cazzo! Vaffanculo, c'è uno chasseur! A cheval, neanche me ne sono accorto. Dato una scarica dovrebbe mandarlo in fuga. Vediamo un po'. Se i miei hanno informazione, forse. Lasciamo sta. Facciamo un quadro che fanno prima. Siamoci pronti. Ci attacchiamo lì. Vorrei attaccare l'artiglieria, però sapendo che i miei cavalieri sono un po' ottusi, andrebbero su. Fa roba per attaccare per eliminare la galleria. Non so perché non vengono i nomi. Se vedete qua non gioco in live, faccio una battaglia appunto in live, mi stressa. No, davvero è stressante fare le battaglie in live. Per non fare il fatto del lag che mi impedisce di giocare bene. Quindi sclero. Ok, con la galleria continuiamo ad attaccare. Qui che cazzo. Facciamo un corpo a corpo, va. Siamo riusciti a salvare i cannoni, per fortuna. Per fortuna, per fortuna. Vai, prepariamoci a cogliere gli spagnoli. Tanto con la mia cavalleria continuiamo ad attaccare. Qui cerchiamo di fare danni, più danni possibili con i miei leggeri. Andiamo pure con questi, va. C'è questo ancora cannone che neanche lo posso caricare, perché vi giuro, sennò rischio che la galleria muore a causa degli ostacoli. Anzi, la galleria dov'è? Eccola qua. No, forse non riesco a prendere sta milizia. Vabbè, se sentite, facciamo gli così. Gli uomini sono stanchi, signore. Usiamola. Devono per riposare. Combattere quelle unità lì, va. Poi guarda, ci penso con la galleria a queste qui. Se neanche la facciamo prendere quelle. Ma i spagnoli... Vabbè, andiamo lì incontro. Quelli qua. Sì, però non ci voglio mandare incontro solo 4 unità. Infatti mandiamone altre, facciamo così, guarda. Ok. Quest'altre. E quest'altre. Vabbè, facciamo tutta la fanteria, facciamo prima. Ok. Poi ce l'abbiamo fatta a chiappa quell'unità. Magari una leviamo e l'attacchiamo qui. È un dragone, dai, ci costa. Facciamo cuore questi. Ok, ora rimangono quei spagnoli, abbiamo finito.
che stanno per sparare, no? Solamente i Shuzen. Quindi avviciniamoci. Phew. È abbastanza stressante le battaglie in live. Scusate se non parlo molto, sono scocciato, è che è un po' detto, è un po' lo stress delle battaglie. Ok. Ok, adesso è la cavalleria. Ci dovrebbe essere un altro dragone. Ah, eccolo là. Boh, spariscono così a volte. Ok, attacchiamo quest'ultima. Abbiamo finito con i francesi. Sto facendo quello per stare al passo con questi che marciano. Poi una volta arrivano qua li facciamo marciare ovviamente. Anzi no, li facciamo correre. Non so dove stia andando lo spagnolo. Vabbè, lo intercetto, facciamo prima. Ok, la galleria ha finito. C'è qualche nemico che scappa, questi che sono. No, uno ha la mia artiglieria e l'altra, vabbè, non posso più prendere la fanteria. Adesso altra fanteria che scappa, non ne vedo. Qui che è? C'è qualcosa, vabbè, ma purtroppo non ce la facciamo. Anzi, facciamo così ragazzi, andiamo incontro al mio esercito lì. Facciamoli passare qua e poi facciamo il giro, perché come ho detto ci stanno gli ostacoli qui. Allora, i miei sono pronti, stanno mettendo in formazione. E questo facciamo così. Dovremmo riuscire a colpirlo prima che finisca a mettersi in formazione. Vediamo un po'. Dovrei. Perché stanno marciando? Oh vabbè. Ho preso qualcosa che non dovevo. Ho premuto, ecco. Anche italiano so. Ok, stiamo danneggiando di brutto. Bella, bella, bella. Qua facciamo fuoco incrociato. Ecco qua la mia galleria. Facciamo il giro su. Allora, a parte non c'hanno speranza sti spagnoli qua. Allora, diamoci un po' di fuoco. Allora, ecco che arriva la galleria. E anche c'ho la voce per parlare, non so perché. Una sta andando via. Una milizia provinciale, vabbè. Normale. La milizia, che cazzo lo fa? No, è collassato tutto. Scusate, mi correggo. Anzi, portiamo anche Blugger, va, che può fare qualche kill. Ok ragazzi, è finita finalmente. Ci vediamo sul campo strategico. Oh, eccoci qua ragazzi. Allora, abbiamo perso 459 uomini e la nostra cavalleria guadagna esperienza, tra cui anche Blugger. Vediamo un po' invece la fanteria. Quanto ha fatto? Un fucile prussiano, poi... Mi sa che la fanteria normale no. Sì, infatti, solo la galleria e il fucile prussiano. Però vabbè, ci può stare lo stesso, dai. Oh, anche Strasburgo cade nelle mani prussiane. Ecco qui sta. Oh, meno male. Adesso vediamo un po' gli introidi, va. Non tanti, non so perché. Vabbè, certo non è che ci porta tanto, 115 denari, insomma. Ah, però dobbiamo... merda, però il nostro esercito non si rifornisce velocemente. Questo potrebbe essere un bel problema. Quindi, anche se abbiamo edifici per la... per rifornimento, wow, merda. Allora, dobbiamo costruire il più velocemente possibile l'edificio militare a Strasburgo. Quindi, allora, una abbiamo fatta. Per invece Gerard dobbiamo aspettare un turno che finisca di rifornirsi e poi attacchiamo la Svizzera. Ok, allora, torniamo a nord, che abbiamo fatto qui, ok. La flotta abbiamo fatto, ok. Possiamo passare il turno. Ci hanno sabotato un edificio. Grandissimi bastardi. Mannaggia, allora, che se? La miniera di ferro, bastardi. Ok, non è un problema, non costa tanto ripararla. Progresso tecnologico, società per azioni. Oh, l'abbiamo finita finalmente. Edificio costruito in fabbrica in Grande Polonia, perfetto. Ok, adesso, visto che abbiamo finito, possiamo... Cazzo, dammo circa. Ma già mi sono scordato. Ah sì, dopo società per azioni dammo ricercare... Ah, stava facendo da solo binari, meno male. Ok, perfetto. Lasciamo così, sta andando tutto a posto. Poi l'esercito qui, insomma, come va?
Giusto qualcuna di rifornimento veloce, ma non tutte. Quindi costruiamo una caserma, va. 5 turni, madonna, quanto ci metto? Ok. Comunque ragazzi, io avevo questa strategia, volevo dirvi. Il mio piano sarebbe quello che una volta terminata la campagna danese, qui a nord, ovviamente conquistando la Norvegia, il nostro terzo esercito scenderà e marcerà su Bruxelles e Reims. E si fermerà a quel punto. Una volta fermato a quel punto, ovviamente sempre all'ausilio di armate come queste, si fermerà, ok? E a nord rimarrà stabile la situazione. Qui al centro della Germania, ovviamente ci saranno sempre Gerard e Blücher che, diciamo, rafforzeranno il confine tra Germania e Francia. Mentre a sud, ragazzi, ecco quello che succederà. Creerò, solamente quando avrò conquistato altre 3 città, sarò in grado di fare una quarta armata, anche adesso, però non voglio spendere troppi soldi. E creando questa quarta armata avrà il compito esclusivamente di attaccare l'Italia. E con l'Italia non intendo ovviamente in tutta l'Italia. L'Italia intendo Milano, Torino, al massimo scendere fino a Roma e prendere anche la Corsica, appunto per levare ogni territorio francese da qui, dall'Italia. Una volta stabilita la situazione, farò qualcosa che sinceramente non è che mi... Cioè non mi interessa molto, però lo faccio solamente perché un mio iscritto me l'ha chiesto. In pratica dare Torino al regno di Sardegna. Milano non ce la posso... Non so se Torino gliela posso dare al regno di Sardegna, penso, eh. Ovvio, Milano non posso perché... cioè no, potrei dargliela in... offrirgli la regione. Poi sinceramente vorrei tenermi Milano come grande città in Italia. C'è anche Roma, però almeno tenermi due grandi città e poi lasciare Torino al regno di Sardegna. Tutto qua. Magari in caso gli do anche Ajaccio che non mi serve tanto. Allora, sì, facciamo Cagliari, Ajaccio e Torino. E ci creiamo questo stato cuscinetto, ovviamente lo sarà un protettorato della Prussia. Tutto qua. Allora, e poi una volta finita la situazione in Italia andremo avanti, andremo a ovest e attaccheremo la Francia del Sud. Cercheremo anche di stare attenti alla Spagna perché non posso mica tipo conquistare Tolosa, Bordeaux, si dovrebbe dire così, Marsiglia e andare a nord, non posso perché ci sta ovviamente la Spagna che potrebbe attaccare da Madrid, salire e conquistarmi appunto Tolosa e Bordeaux. Quindi dobbiamo fare attenzione. È un piano che può funzionare, ma va fatto bene. D'altronde come ogni piano, alla fin fine. Allora, vediamo un po' che possiamo fare. Ah sì, torniamo a nord e avanziamo, va. Ok. Piano piano. Buoni, buoni. Ok, c'è un grosso esercito, però è logorato. Da cosa non so. Vediamo un po'. Allora, facciamo piano. Oddio, scusate. Ah, è logorato, c'ha della milizia, beh, anche perché non è che porta tanti denari, buono. La Danimarca se l'è voluta per vista da sola, eh. Tutta colpa sua, io non ho voluto mai conquistare la Norvegia e la Danimarca. È lei che mi ha... che mi ha costretto. Infatti hanno meno morale le unità, se notate. Qua è tipo meno 1, qua meno 3. Si vede che non hanno abbastanza soldi per mantenere l'esercito. Bene, bene, bene. Poniamo fine alla loro sofferenza. Ok, salviamo velocemente e attacchiamo. Non voglio tenere la città in assedio per turni perché come ho detto prima c'è un grosso esercito qui. Quell'esercito scomparirà se conquistiamo Cristiania. Quindi ci conviene qui conquistare la città. Ok, qua me la dà vinta di sicuro. Però cioè, mi dà vittoria sicura qui sul coso, non so se farla sinceramente perché la battaglia di professionisti contro milizia è un po' troppo squilibrato. Dai, su, vediamo un po', va. Allora ragazzi, non ho voluto registrare la partita perché ho visto i minuti e tra un po' devo finire la partita, la parte, il video. Quindi senza dover fare una battaglia che dura tanto e non è neanche il suo granché. Quindi vabbè, comunque abbiamo perso solo 229 uomini, tutto qua. Oh, anzitutto ho conquistato Cristiania, Norvegia. Ah, possiamo fare una... La liberazione porterà alla formazione di un nuovo protettorato nella regione, fedele alla donazione purché mantenendo relazioni diplomatiche forti. Risorse permettendo all'esercito liberatore verrà fornito un contingente militare di leva da parte del nuovo protettorato.
Ok, io direi invece di tenerci Cristiania, che non la voglio, io non voglio territorio in Norvegia, facciamo un protettorato, la liberiamo dalla Danimarca e la regaliamo al regno di Norvegia Cristiania. Ok, libera. Oh, eccolo qua, protettorato. Bella. Fazione annientata Danimarca, Danimarca non c'è più finalmente. Ma ho proprio stufato. Emerge una nuova nazione, la Norvegia. Ok, bella, bella. Allora, ah, non posso... Ok, niente. Comunque abbiamo un battaglione granatieri della Prussia orientale. Un granatiere di ADC. Adesso possiamo anche andarcene da qui, dalla Norvegia. Abbiamo finito tutto quello che dobbiamo fare. Ora la nostra flotta è al sicuro perché non ci sono più flotte danesi. Madonna, raga, finalmente abbiamo finito di... ci hanno finito di rompere le palle i danesi, non ce la facevo più. Abbiamo conquistato Copenaghen e Cristiania. Ma che cazzo vogliono? Finalmente. Non ce la facevo più. Ok, adesso abbiamo anche uno stato a nord. Come protettorato, perfetto. Allora, queste unità le diamo a quest'altro esercito. Ok. Queste unità, ragazzi, sapete a chi le darò appena scendiamo a sud? Le darò a questo esercito qui. Che lo riorganizzerò e sarà un'armata di supporto a Friedrich. Ovvero questo generale. Ok, possiamo cominciare ad andarcene, ok. Video ciao ciao a Cristiania in Norvegia. Ciao ciao. Ok, sono un coglione. Perfetto. Neanche abbiamo perso tanti uomini su. Non ho mai fatto, non ho mai liberato una città da una fazione. E non ho, appunto, non ho mai creato un protettorato da me. Wow. Che sensazione. Mi sento cambiato. Oh, questo libertino. Dove lo portiamo? Io non saprei dove portarlo questo libertino. Portiamolo, non so, vicino a Marsiglia per vedere la situazione a sud della Francia. Perché non mi serve sinceramente qua. Allora, c'è un esercito spagnolo. Esercito, vabbè, un'unità spagnola di milizia provinciale. Oh, qua possiamo migliorare finalmente le tenute. Allora, ah, qui da migliorare la strada. Ok. Bella situazione, insomma, dai. Si sta, ci sta. Abbiamo definitivamente battuto la Danimarca e creato un protettorato a nostro vantaggio in Norvegia. Sicuramente a molti darà fastidio questa cosa, aver fatto il protettorato, dicevano. Sicuramente direste, ma c'è, cioè, cazzo, ma tieni della una città. Ma non, cioè, a me non fa né caldo né freddo avere la Norvegia. Era giusto per fare una cosa diversa, insomma, ecco. Allora, ok, proseguiamo con la navigazione. Spero che il cotone, la postazione del cotone sia libera. Speriamo. Quindi ordiniamo di andarci, però. Quest'altra. Ok. Ma hanno finito i punti movimento. Allora, adesso. Sì, sì. Che esercito è questo? Certo, non è grosso, però neanche piccolo l'esercito. Qua sarà invece più dura il combattimento contro gli svizzeri, perché c'è anche un contingente francese. Quindi, ragazzi, portiamo il libertino, questo invece portiamo qua. Per oggi basta così, ragazzi, spero vi sia piaciuta, vi sia piaciuta questa parte del video. No, questo video, scusate, questa parte, non so che cazzo. Raga, quando registro troppo, deliro, perché non so più che dire, ho sete, in preda a spasmi. cioè, fare un video è una cosa molto pericolosa, non fatela a casa, non imitateci. Allora, comunque ragazzi, il combattimento tra Friedrich e la Svizzera avverrà nella prossima parte. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!